Ben ritrovati in questa nostra istruzione per gli esercizi spirituali diocesani per le famiglie. In questa istruzione parleremo dell'ascolto. Ascoltare la voce di Dio. Se abbiamo imparato un po' a pregare, sappiamo ascoltare la voce di Dio. Dio abita nel cuore del credente, come abbiamo visto anche in questi giorni, nella grotta del suo cuore, e dal cuore fa sentire la sua voce. La preghiera ebraica inizia con la parola Shema, che vuol dire ascolta. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Tu amerai il Signore tuo con tutto il cuore. I salmi ammoniscono il popolo dalla dura cervice che non sa ascoltare, come il Salmo 94. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il vostro cuore. Ascoltare nell'esperienza di fede è fondamentale. Lo dice San Paolo nella lettera ai Romani che la fede viene dall'ascolto. Nella seconda domenica di Quaresima abbiamo celebrato la trasfigurazione di Gesù, nella quale il Padre quasi ci ordina: questo è il figlio mio l'amato, ascoltatelo. Lui infatti ci ripete continuamente nel Vangelo: chi sente la parola ma non l'ascolta e non la mette in pratica è simile ad uno stolto. Invece chi l'ascolta e la mette in pratica è mio fratello, sorella e madre. Gesù infatti è parola di vita, verità e grazia. E noi lo ascoltiamo soprattutto nella celebrazione della liturgia della parola nella messa. Dio si può ascoltare oltre che nella Sacra Scrittura, anche nella sua voce che ci parla, come dicevamo l'altro ieri, nel segreto della grotta del cuore. E quando stiamo insieme, ad esempio per la messa o la preghiera comunitaria, quella voce viene amplificata. La voce dello Spirito, infatti, per Gesù presente in mezzo a noi, è come un altoparlante della sua voce in noi. Nella Bibbia Dio interviene attraverso eventi e parole intimamente connessi. Si ascolta anche sapendo leggere i segni dei tempi. Gesù stesso invitava i suoi ascoltatori a saperli interpretare come presagi di un futuro di salvezza e di condizioni migliori. Ci sembrano molto attuali le parole del Santo Papa Giovanni XXIII, che alla vigilia del Concilio Vaticano II diceva: «Vediamo fra tenebre oscure numerosi indizi i quali sembrano annunciare tempi migliori per la Chiesa e per il genere umano». Saper ascoltare la natura attorno a noi è molto importante ora. Non c'è più quasi il traffico delle macchine. Riusciamo a sentire il canto degli uccellini, lo scorrere del fiume. Giorni fa c'era la notizia che con il blocco anche delle navi e delle barche, essendosi purificata l'aria del mare, al molo di alcuni porti, come quello di Cagliari, si sono rivisti i delfini. La sorpresa a Venezia di rivedere i pesci nelle acque dei canali, che ora sono limpide. Addirittura le lepri nei parchi di Milano.
Qualcuno ha detto che con questo riposo forzato della società a causa del virus, anche la Terra si è rilassata. E mentre noi siamo chiusi in casa, la primavera sboccia rigogliosa. Quando usciremo di nuovo, ci auguriamo molto presto, speriamo di aver imparato a rispettarla di più. Ascoltare l'altro. Mi sono fatto tutto a tutti. Ci facciamo aiutare da San Paolo con questi suoi scritti. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, parla del suo metodo nell'annunciare il Vangelo: farsi uno con gli altri. Lui andava nel giorno di sabato nelle sinagoghe dell'Asia Minore, dove vivevano i giudei della diaspora. E dopo la lettura della Sacra Scrittura si alzava a dire: quello che avete ascoltato si è avverato in Gesù. Anche con i pagani si faceva uno, cercando legami con la loro cultura. Famoso è il suo discorso all'Areopago di Atene, dove aveva notato un monumento dedicato al Dio ignoto, e disse: vi annuncio quel Dio che voi non conoscete, Gesù Cristo. Farsi uno è stato anche lo stile di Gesù. Già essere diventato uomo come noi è il farsi uno di Dio con noi. Ci ha parlato del Padre con il nostro linguaggio, ci ha parlato del regno di Dio con parabole ed esempi che tutti potevano capire. Ecco la prima regola dell'ascolto dell'altro: farsi uno con lui o con lei. Ora vi proponiamo alcuni esercizi per attivare l'ascolto. L'ascolto è amico del silenzio. Più ce n'è e più sappiamo ascoltare. Questo vale per la preghiera, sia quella personale che quella pubblica. Vale per il rispetto della natura. Vale per l'incontro con gli altri. L'altro parla, io faccio il vuoto dentro di me per ascoltarlo. L'altro mi chiede un consiglio, non apro bocca prima di averlo ascoltato profondamente. L'altro vive un problema, gli sto vicino innanzitutto condividendo il suo problema. L'altro mi critica per qualche cosa, ascolto le sue ragioni fino in fondo, senza bisogno di difendermi. La vicina di casa non ama tanto la compagnia, ma magari è molto brava nella cucina. Le chiedo qualche consiglio, qualche ricetta, per farmi uno con lei. Ma tutto questo ascoltare, a quale scopo? Lo scopo è quello di uscire dall'isolamento, dalla chiusura e costruire la comunione. Qualche volta ci è scappato di dire: Dio non mi ascolta,
ma poi ci siamo accorti che questo non è possibile per lui. Forse eravamo noi ad ascoltare solo noi stessi e a volte piegare Dio alle nostre esigenze. Buon ascolto!